Sono rimasto colpito da questa situazione, in quanto Minniti come ministro nei primi periodi ci è sembrato anche meglio del precedente, che era Alfano l'Immobile. Purtroppo si vede che all'interno di questa maggioranza esiste una parte molto sinistra che preferisce svendere e stracciare i diritti degli italiani. Siamo passati adesso che il diritto di proprietà passerà in secondo ruolo rispetto a comunque la volontà di chi? Di un prefetto, quindi le leggi non valgono più niente e ci troveremo presto a non poter più circolare nelle nostre città, a non poter più abbandonare non solo le case popolari ma anche stabili, industrie private, in quanto queste persone si troveranno ad occupare e in assenza di legge a favore del proprietario cosa succederà? Ma chissà. Sbaglio, Tullio, o è un vero e proprio attentato al codice di procedura penale ma anche alla Costituzione? Cioè, io invito i profughi a commettere un reato al fine di dare poi loro una casa, è così? Assolutamente sì, qui il business profughi clandestini fa sopravvivere e fa ingrassare diversi commensali divisi tra ONG e varie situazioni politiche e di qualche chiesa favorevole appunto a questa situazione. Non si riesce a capire come mai adesso questo governo ha deciso di portare avanti, non essendoci più neanche il Partito Comunista in maggioranza, l'esproprio. Siamo arrivati all'esproprio delle proprietà private. Ecco, la maggior parte dei profughi che abbiamo trovato, che poi sono anche quelli che hanno trovato a Roma, sono nordafricani del Ghana e del Gambia, tutte situazioni dove non ci sono guerre in atto. Oltre a non esserci guerra in atto, c'è proprio ultimamente, negli ultimi sopralluoghi che abbiamo fatto e poi vedrete, abbiamo incontrato delle persone che ce l'hanno detto proprio chiaramente, che loro vengono qui perché si possono ambientare a spese degli italiani, avendo telefonini, wifi, vestiti e un tetto sopra la testa da mangiare e da bere, cosa che ricordo i nostri italiani non hanno. E inoltre sono qui non per lavorare, bensì per lucrare su attività che gli italiani non vogliono più fare perché hanno paura di finire in galera, quindi si sta aumentando lo spaccio, stanno aumentando i furti, le rapine, come vedete, e fra l'altro adesso sta nascendo anche il problema delle psichiatrie, in quanto queste persone, quando succede qualcosa, oltre a dire che non capiscono più la lingua, dicono di avere problemi alla testa, di avere situazioni mentali gravi, per cui i giudici molto buonisti che ci ritroviamo gli danno tutti gli attenuanti, una carezza e li rimandano per strada dopo che hanno commesso diversi reati anche piuttosto gravi, guardiamo Rimini eccetera.